lasciate l'ultima parola. Facciamo per lavorare e dare il massimo. Oggi siamo riusciti a ottenere i tre punti e siamo contenti di questo. Ora speriamo. È una partita strana perché la Roma sembrava non riuscisse proprio a trovare questo gol, poi come lo ha subito finalmente è riuscito a segnare. Ha detto bene lei, è molto strana perché ci abbiamo provato, un po' la sfortuna, un po' l'imprecisione, non ci hanno dato una mano, poi il Cagliari è passato in vantaggio e poi c'è stata una grande reazione. Ora gli ultimi 90 minuti, la Roma col Chievo, sperate nel Siena. Noi non dobbiamo rifrorarci nulla, noi dobbiamo lavorare e dare il massimo come ho già detto, dobbiamo vincere a Chievo e poi vedremo quello che accadrà. Stavate seguendo quello che succedeva a Milano? Ma è inevitabile che magari alzando gli occhi e vedendo il tabellone si intravedeva qualcosa. Che idea hai fatto? Grida vendetta, c'è provato. Ma quest'anno diciamo che non ho avuto così tanta fortuna, però mi dispiace ritrovarmi sempre a dire peccato, potevo andare meglio, vedremo quello che accadrà. Personalmente per te queste ultime due gare, queste ultime due apparizioni ti hanno un po' riavvicinato alla Roma, c'è stato un primo momento in cui Ranieri non ti utilizzava più? Io non mi sono mai sentito lontano da Roma, poi sulle scelte che fa un allenatore talvolta è meglio rimanere in silenzio piuttosto che parlare, fugare ogni dubbio. A fine campionato si affronteranno altri discorsi. Marco, che idea ti sei fatto di queste polemiche Mourinho, Ranieri, Inter, Roma? Penso che ognuno tiri l'acqua al suo mulino nel calcio e di conseguenza ognuno ha detto la propria. Le polemiche non fanno mai bene al calcio, però ormai ci siamo talmente abituati che non ci sorprendiamo più.